Ma sì. Cosa avrà fatto cambiare negli anni 2000 l'assetto delle discoteche? Ma qua bisogna vedere cosa andava di moda nel 90, cosa andava di moda nel 2000, perché poi sapete benissimo che chi va a ballare la sera non è che piglia il caffè, latte e biscotti. No. Muschio selvaggio, podcast più fico, Luis, Federico, Martin, Oltre Angolare, Muschio, microfono, videocamere, luci, ospiti diversi, tanti nuovi amici, 20 minuti, un'ora di argomenti, design, imprevedibilità, giochi, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti, siamo negli anni 20, Muschio selvaggio, idromassaggio. Benvenuti a Muschio selvaggio. Oggi si torna tutti un po' bambini perché abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi un pezzo di storia della musica elettronica e dei vocalist italiani, forse il vocalist per me. Signori, Franchino. Benvenuto a Muschio Selvaggio, è un grande onore averti qui. Grazie davvero. Anche per me è una cosa strana. Come stai? Beh, diciamo, ora va molto meglio, questa pandemia finalmente sembra che sia sull'andarsene, e quindi anche il morale torna un po' più pimpante, più allegro, più produttivo, ecco. Si sente, sta ripartendo qualcosa. Sì, sì, anche l'entusiasmo, cioè proprio sentire dire in televisione, riaprono le discoteche, la curva è in calo, quindi si prevede bene per forza. Sì, perché per te la discoteca è proprio... Beh, io sono nato dentro una discoteca e spero di rimanere. È 50 anni che lavoro come DJ e altre cose, però che sono, diciamo, sopra a cavallo con la musica, 50 anni, quindi è la mia vita. È da pochi, comunque, poter affermare di lavorare da 50 anni nella musica e nelle discoteche, soprattutto perché... Nelle discoteche prima si lavorava come DJ resident di un club, lavoravi anni e anni in quel club. E poi ora invece sono 30 anni, dal 92, che invece il DJ è diventato un po' un giramondo. Un po' itinerante. In effetti è vero, inizialmente era più DJ resident. Solo resident. Io lavoravo, diciamo, nei miei club, te lavoravi nel tuo, e poi ci raccontavamo come era andata la serata. Sì. Qual è stato il tuo primo club in cui sei stato resident? Al 7-Eleven di Montelupo Fiorentino, in Toscana, vicino. In Toscana. Io facevo il parrucchiere all'epoca, lo stilista, e però la passione della musica era talmente tanta che la sera dovevo andare a fare il DJ. Solo che non si combinava molto bene con la mattina. Ecco. Infatti è un lifestyle molto notturno, cioè totalmente notturno. Noi andiamo a letto alle 4, alle 5 la mattina. Non puoi alle 7 andare a fare un taglio della pelle. Io avevo la sensazione, quando ero giovane e venivo a sentirti, che la musica elettronica in quel periodo, però non so se fosse una mia percezione, fosse realmente così, che la musica elettronica italiana fosse sul tetto del mondo, cioè che fossimo riconosciuti a livello internazionale come dei capostipiti della musica elettronica. Era così? O gli olandesi erano già più avanti come lo sono ora? Ma senti, prima non c'erano tutte queste internet e questi mezzi di comunicazione che ci sono oggi, quindi noi italiani vedevamo più i DJ italiani, non si andava a capire chi era Cascox, Sven Vatt e gli americani. Anche perché non c'avevamo, ecco, il computer che per poter andare a vedere chi era Tizio o chi era Caio. Noi italiani abbiamo cavalcato l'onda negli anni 90
con, prima con l'House, poi con la Progressive e poi via dicendo, e avevamo fatto il nostro giro dei DJ, di tutto, insomma. C'erano anche dei generi prettamente italiani come l'Italo Dance, no? Con Dottor Flaggio. C'è praticamente la musica elettronica ha preso bene tanti italiani, perché oggi, se vedete bene, è pieno di italiani in giro per il mondo che sono veramente bravi e fanno parlare di sé. Ora non sto a fare nomi, ma ce ne abbiamo veramente tanti in Italia. È vero, è vero. Ma proprio tanti. Soprattutto i più grandi casi di successo in ambito musicale sono persone che fanno colonne sonore, quindi Morricone, Moroder, o sono DJ, perché è gli italiani che riescono magari a essere candidati a un Grammy. Perché non ha bisogno di essere compresa. Perché riesce ad essere universale, no? Sì. Quindi Benny Benassi ha vinto un Grammy per un... cioè, nonostante la sua più grande hit mondiale sia Satisfaction, mm-hmm. lui però il Grammy l'ha vinto per un remix di una canzone dei Run DMC che fu presa in America in televisione per una pubblicità dei cereali. Pensa a te. Incredibile. Non sapevo neanche. So sì, che sì. È di Bologna, vero? Bene? Lui è di Parma, Parma credo. Sì. Credo. Vabbè, Parma. Dai, anche Bologna. Siamo benissimo. Sì, Paracosì, sì. Allora è di là. Ma tu ricordi, perché per i giovani, ecco, per i giovani che magari non hanno vissuto il periodo in cui c'era Franchino a dominare le discoteche, come racconteresti chi sei? Ma... e cosa hai rappresentato per il mondo dell'house, dei club, delle discoteche? Ma guarda, ti dirò, ora i ragazzi giovani di oggi, sia perché hanno sentito parlare di Franchino dai fratelli maggiori o dai genitori o dagli zii, insomma... Io ora è tre generazioni che faccio ballare, quindi il nome di Franchino è stato portato un po' a giro in Italia, per quello che ho dato dal 90 in poi. Chiaramente 30 anni fa c'erano già i ragazzi di 25-30 anni e quindi oggi hanno 60 anni. E vengono, mm-hmm. Ogni tanto vedo arrivare una far serata. La vecchia guardia non manca mai. È un pellegrinaggio praticamente. Sì. No, la vecchia guardia è bella perché poi vedi davanti una mandria di giovani e di dietro tutti vecchi. Bellissimo. È bello. Che tornano un po' giovani. E poi li fai rivivere un po' di magia, chiaro, e li faccio viaggiare. Ma infatti, questo fatto di far viaggiare la magia è un qualcosa che mi sembra che tu ne abbia sentito quasi la chiamata, no? Ma è perché la magia ha fatto viaggiare me in primis. Io la magia l'ho un po' scoperta in Bahia, in Brasile. E lì era tutto magico, tutto quello che facevamo, magia. Dove vai, ah, magia pura, bellezza, magia, alla fine sta magia ti entra nel cervello, ci credi, hai la magia, seguo la magia, pronto, è arrivata la magia. E come mai eri a Bahia? È una scelta di un viaggio, il primo viaggio della mia vita, ho scelto il Brasile, da lì mi sono innamorato, di Bahia specialmente, sono sempre un po' tipo il mal d'Africa brasiliano. E il mal brasiliano. Mal di Brasile proprio. Io sono il mal di Brasile. Pensa te, non lo sapevo questa cosa. E tu dicevi, io ho iniziato che non c'era internet, poi però per esempio per me, io sono ti ho conosciuto grazie a internet, perché a un certo punto i tuoi DJ set, io ricordo il primo che ho ascoltato con Ricky Leroy, possibile? Con, dove tu facevi da vocalist, hanno iniziato a diventare le prime forme di viralità su internet. Sì, sì. Ricky, no? Leroy, c'è proprio questo. Fai sentire la grande botta. Bellissimo. Boom.
quelle quella storie. Ma ora c'è quell'altra virale che fa la bambolina. La mamma mia, quella lì la fanno. La mia bambolina. E quindi in qualche modo internet è stato un detonatore anche per te. Sì. Per le generazioni che erano, diciamo, certo, arrivavano e avevano internet come strumento. Questo dopo, però per caso, oppure meglio, meno male, non l'avevamo negli anni 90, quindi eravamo più popolari, da dire ci conoscono. Eravamo più conosciuti perché venivano da tutte le parti d'Italia. Si spostavano di più. Ma chilometri, roba da pazzo. Il motorino dalla Calabria sono venuti una volta, dalla Puglia, davvero. Lo sto scherzando. Sì, ma c'è un pellegrinaggio forte rispetto alla musica elettronica venivano più che nelle altre. Il motorino, Madonna, io guarda, non ho parole. Col motorino. Io ho preparato una mini presentazione. Oh, grazie Luis. Cioè due o tre domande che ho iniziato a fare queste. Vai. Franchino, disc jockey e vocalist. Che già disc jockey è un termine che è abbreviato ormai da molto più tempo. Cioè, l'ho scritto perché mi faceva ridere. No, disc jockey. Faccio il mio tempo, jockey. Disc jockey. Jockey. Sì. E vocalist. Vocalist, per chi non lo sapesse, è colui che appoggia, cioè che accompagna la musica, che accompagna la base, che ti trascina, ti carica e carica il pubblico e deve dare un posso senso. Posso dire, di... cioè, secondo me sei stato il primo a dare una forma di dignità artistica al ruolo del vocalist, perché solitamente il vocalist nelle discoteche è quello che ti dice sulle mani e chi non tira sulle mani non scopa fino a domani. No, cioè alla fine mamma mia, l'ammazzerei tu. Però il vocalist glielo dico l'ammazzerei tu. Però tu sei stato il primo a portare una forma a non dire sulle mani. Ma non tu dire hai fatto sulle mani. Storytelling, cioè esatto, racconti una storia attraverso. Sì, quasi una slam poetry su musica, no? No, faccio fare praticamente prendo per mano il ragazzino, gli faccio fare il mio viaggio, poi ha un filologico, se te ascolti i set live di Franchino non hanno parole a caso, certo. Sì, ma c'è un filologo che ti porta dall'inizio alla fine. Sì, sempre con un mondo, una costruzione di un mondo un po' fiabesco. Sempre, perché fa parte del mio mondo. Infatti, le parole importanti, proprio perché anche il modo in cui si usano le parole è ancora più importante. Le parole che ormai sono diventate importanti, ma via, portami via, quello è vivere per vivere. Big Bang. Voilà. Sì. E ho tante, diciamo, espressioni che ora non mi ricordo. Però che continui a utilizzare, certo, regolarmente. Poi ho dei campioni che io, oltre alla voce, utilizzo i miei controller, dove sia metto la musica, sia suono i campioni, interagisce il campione, lo faccio interagire con la mia voce, quello racconto io, poi io lo faccio finire al campione. Bello. E quindi diventa quasi un lavoro. Un trasporto. Certo, una performance a tutti gli effetti. E invece l'ultima slide, e preferisci raccontare o ascoltare le storie? Ascoltare. Ascoltare? Sì. E riascolti? Raccontare era bello quando facevo il parrucchiere. Per tagliare la pelle ai bambini, io dovevo raccontare le favole. Ecco, certo. Allora, con i bambini sono tremendi, perché fanno sempre. Non stanno fermi. Allora bisognava la favola fosse di quelli alla Franchino. E io gliela pompavo. A modo mio, loro rimanevano tutti sbalorditi. Quello mi piaceva. Però a volte ascolto non le favole ma le storie dei miei amici, di quelli che ho conosciuto viaggiando, e mi piace ascoltare anche quello che fanno loro. Beh. Io sai, Franchino lo conosco bene, ho più voglia di ascoltare gli altri, Franchino.
Vabbè, sì, bello. Bello, bello. Grazie. E basta, sono finite le tue erano due. Grazie. Sì, c'era un grazie, sì, c'era un piccolo grazie. Che ho detto poi a voce. Per queste domande, grazie. E come è cambiato il mondo dei club, delle discoteche, da rispetto a... Cioè, io adesso sto immaginando il Cocorico, che adesso l'hanno chiuso, no? Doveva riaprire, ma ora riapre. Doveva... Cioè, io li ho sempre viste, le discoteche, come dei luoghi, quando li ho vissuti io, che cioè, prima di quando... Cioè, dopo che le hai vissute tu... come dei luoghi molto belli, ma anche un po'... Cioè, sono sempre rimasto un po' spaventato. Intimidatorio? Io, sì, un po' sì. No? Ultimamente, forse. Ma negli anni che furono, fine anni 80-90, era uno spettacolo, ragazzi. C'era la tendenza, veramente... La trasgressione, però... è molto educata, c'era molta tendenza, la gente si vestiva molto particolare, se petruccati, vestiti di plastica, di ferro, venivano a ballare con il coniglio all'avversario, è vero, cioè in pigiama, in una cappella, era una favola, è da lì che mi è venuto poi a me. E poi era l'educazione, aveva quello che andava a ballare. Se ti pestavano, chiedevi scusa a chi ti pestava. Anche se ti pestavano i piedi. Sì, e viceversa, ci volevamo bene, ci abbracciavamo. Quindi te non hai vissuto forse quella... Eh no, io ho vissuto la discoteca dei Tamari, ti facevo, oh, cazzo guardi! Era dal 2000 in su. Dal 2000 in su è diventato, sì, Maranza. È diventato il Tamarro, ma... Danza Maranza è diventato. Infatti sono stipate di bodyguard le discoteche di Buttafuori, che sono solitamente degli armadi pronti a tutto per tenere l'ordine per quanto possibile. È brutto solo sentir dire, oh, ieri sera si sono accoltellati, cioè... Mm-mm. E magari c'era mio figlio andato a ballare in quel locale. È terribile. Ragazzi. Questo però, secondo me, non ci hanno saputo fare i gestori di locali quando dovevano intervenire. Troppa libertà. Troppa, troppa. Ma sì. Cosa avrà fatto cambiare negli anni 2000 l'assetto delle discoteche? Ma... qua bisogna vedere cosa andava di moda nel 90, cosa andava di moda nel 2000, perché poi sapete benissimo che chi va a ballare la sera non è che piglia il caffè, il latte e biscotti. No. E allora dipende un po' cosa, ma anche beve diventa violento o calmo. Sì, sì, sì. E io questo non lo supporto perché... Quindi può essere più l'avvento della cocaina. Forse, negli anni 90 era forse l'ecstasy. L'ecstasy è la roba. Però con l'ecstasy tendenzialmente non sei violento. No, è difficile anzi, tu... anzi, era tutt'altro. Era bello, era bello. Poi è arrivato tutto quello che la chimica può inventare. Ciao. Arrivederci, grazie. È vero, quindi diciamo il... beh, è vero, i cambi di costume, sì, anche i cambi di sostanze. Anche le sostanze. Di sostanze che utilizzi, poi, ovvio che... Se voi ci pensate bene, negli anni 70 cosa andavano? Acidi. Acidi, sì. Poi anni 80, eroina. Anni 90, estasi. Poi cocaina, poi anfetamina. Tutto quello che c'è. E via via... esce una moda di droga, esce una moda di... esce anche un comportamento, è vero. E diventa un costume il comportamento di anche quella droga. Modo di ballare, sì, cavolo, è vero. Anche gli arredi forse. Quindi, perché l'arredo stile cocaina, credo che è proprio... i nati nell'89 nei fine anni 80 hanno vissuto cioè quindi che hanno vissuto i club nei primi anni 2000 hanno vissuto un po' una terra di mezzo, nel senso che io quando andavo in discoteca prendevo l'MDMA e quindi non avevo la tendenza a essere aggressivo, però no. c'era anche chi, cioè, quindi cioè, c'era un po' di tutto, diciamo, il supermercato offriva tante cose, tra cui anche cocaina e sostanze più
che tendono a rendere l'individuo più aggressivo. È vero, non ci avevo pensato. Ma l'alcol più di tutti. L'alcol più di tutti? Più di tutti è l'alcol, che è quello che i locali non dovevano fare. È la droga più utilizzata nei locali. È la utilizzata, e quella fa peggio di tutti, perché si comprano i ragazzi le bottiglie di vodka al supermercato, se le portano in macchina, prima di entrare finiscono una bottiglia. Oh, vero. Prova ad andare in coma etilico prima. Perché non puoi portarla dentro? Perché sì, dentro, sì, dentro costa 10, troppo. 15. Ah, sì, sì, sì. E allora così non va bene. No, no, perché dentro il locale costa troppo l'alcol. Non lo so, per cui non lo spesso. So. Beh, sì. Io mi ricordo la prima serata che ho fatto al Cocorico, andai proprio con una bottiglia di rum da mezzo litro e una bottiglia di pera da mezzo litro, come se potessero essere lo stesso quantitativo. Non l'ho bevuta tutta. Io ricordo quando ero giovane c'era, non so se tu la conosci, c'era una serata che si chiamava Milano, che poi era itinerante, però era nata a Milano, si chiamava P-Gold. Cos'è? Avete presente? Che era un po' quello che dicevi tu, cioè... Era un po' un momento di trasgressione per i giovani, ci si vestiva tutti, si vestivano tutti strani, e voleva riportare, secondo me, un po' quel mondo lì, quell'atmosfera lì. E la tua prima serata, tu hai mai avuto una serata tua, cioè che creavi una serata con un tema? Ultimamente con musica e magia creiamo spesso il tema della serata, ma perché più... diciamo più accompagna più il mio gusto musicale, il mio stile di lavoro, allora riusciamo più a creare una serata a tema bella, morbida, elegante, altrimenti è difficile. Quindi quello che ti trovavi tu era suonare, andavi in tour in ballet locali. Io praticamente sono nato vocalist, perché il DJ l'ho fatto 20 anni. Poi, andando in Brasile, mi sono messo a cantare io in un gruppo brasiliano, baiano, o blues di Neno, la Bahia, e usavo la voce, io entravo, facevo... Praticamente usavo più la voce, che non ce l'avevo strumenti, all'epoca non esisteva. E... quando mi sono ritrovato alla fine degli anni 80, i primi 90 in Italia, che io venni via dal Brasile, e mi sono ritrovato al Pachá de Ibiza a sentire Laus, è lì che ho... È scattata la molla, ho detto vai, è il mio mondo. E da lì sono partito. Ma io sapevo che arrivava oggi, era già da fine degli anni 80. Me lo immaginavo che sarei arrivato fino in fondo. E la tua fama arriva come vocalist, sì, prima che da DJ. Sì. E il primo DJ che accompagnavi come vocalist chi era? Andrea Giuditta all'Imperiale. Andrea Giuditta all'Imperiale. Poi L'Imperiale cos'è? La Baia Imperiale? No? L'Imperiale di Tirrena. Okay. Il Tirrena, il primo club dove ho lavorato. La mamma delle mamme, e la mamma gli si vuole sempre bene. Certo, e quando hai capito che eri diventato un culto per il mondo della notte, delle discoteche? Cioè quando hai percepito, cioè sono diventato un... la gente sta venendo per ascoltare me. Ultimamente forse. Ultimamente? No, io che avevo il mio traino lo sapevo. Che però non ci credevo neanche io di arrivare tipo quello che sono oggi, ecco. Chiaro. Ho sempre creduto più in Franchino strada facendo, non dall'inizio. Dall'inizio sono tutti tentativi, provi. Poi se piace, piace, se non piace, non piace. E io sapevo che potevo fare del bene in questo lavoro. E infatti ho perseverato, e la perseveranza porta fortuna, quindi sono andata avanti. Ma infatti quante serate avrai fatto? 8 milioni, 700 mila, eccetera, eccetera, poi aumentano.
ma di più, sì, di quel numero, non lo so. Bellissimo. Non lo so, perché i primi anni, in una settimana, fra doppie, triple e quadruple, riuscivamo a fare anche 15-16 date. In una settimana, Paolo. Mamma mia. Porca troia. Sabato minimo due o tre. Fisicamente due, però è tostissimo. Sempre a lavorare. Soprattutto i viaggi. No, no, ma poi... Era pazzesco, guarda, me lo vedo neanche lì, ecco. Lì, subito dopo il Big Bang. Lì, sì. No, lì era proprio da pazzi, perché era un'avventura. All'improvviso, così per caso, mi sono ritrovato in questo mondo, che poi era il mio mondo, però farne parte di questo mondo non era scontato. No. Scontato. Prima parlavamo di sogni, e dicevamo che sui sogni è bello costruire la realtà, e forse proprio tu hai fatto lo stesso con la magia. Io sono un sognatore, anzi direi a tutti i giovani e anche a quelli meno giovani di sognare. È l'unica cosa che ci fa star bene, è sognare. Bello. E poi arrivare agli obiettivi, agli sogni. Quello è il top del top del top. E quello è un po'... Io ho avuto tanti sogni e li ho quasi realizzati tutti. Ora me ne manca un paio, due o tre, e poi sono arrivato, Fede. È giusto. Non sapete quanti anni ho, sì. Sì, sì, ho googolato. Io no. Quest'anno 69, ieri. Quindi anche ieri? 69 anni. Lo festeggio domani. Buon compleanno. Ah, auguri. Auguri. E con 70 anni vorrei un attimo, no, smettere, però questa routine, due o tre servizi a settimana, non ce la faccio. No, ma no. Dai, no. Farei fatica io. Io faccio fatica, cioè io non ce la farei. Io non ce la farei. Alla tua età ne facevo, mamma mia. Quadruple, devo dire. Ma che solo la logistica. No, cioè, ma sai, le quadruple, cioè a me è capitato di fare le doppie. Le quadruple, okay. Le quadruple, cazzo. Cioè già le doppie è un termine un po' tecnico, magari. Allora, quando tu hai un DJ set, quando tu hai un DJ set, ne fai uno, vuol dire che vai di sera. Tendenzialmente, poi io andavo a cantare, quindi facevo orari anche diversi rispetto a lui, che suonava magari più tardi. Io ogni ora avevo l'ora buona. Capito? Se per cantare, no. Sì, sì. Quindi tu suoni al mezzanotte l'una, finisci alle 2, alle 3. E questa è una. Sì. La doppia vuol dire che ti sposti da un locale all'altro. Sì, sì, sì. Che però vuol dire, se tu vai in un locale, non è che è di fianco, perché hai l'esclusiva. No. Fare un'ora di viaggio, magari. Devi andare in un altro posto in culo a Cristo e suonare in altro. Quadruple vuol dire che tu quattro cose così devi magari fare. Magari l'ultima serata alle 6 di mattina. Ah no, a mezzogiorno. Sai, infatti. Si va all'after party. Sì, fai il pomeridiano per forza per fare le quadruple. Allora noi, io parlo degli anni 95, 96, si partiva dall'Insonia, Toscana, Emilia, Lombardia, si andava nel Lazio, e poi si andava a nord, o Torino, o Trento, anche un itinerario un po' confuso, cioè, ci andava su giù, sì, tipo 700 chilometri. Avevamo dei manager che non sapevano fare, non erano, non mi volevano bene. No. Beh, ora, senti, con l'alta velocità saremmo sempre. Hai detto che il tuo compleanno è stato ieri, ma io so che il tuo compleanno è un evento molto partecipato pure. Ultimamente magari è creato, no. No, è sempre stato una bella data di richiamo. Ultimi sette compleanni li ho fatti al Bolgia, quindi l'appuntamento si ripete. È sempre al Bolgia? Sì, ormai è diventata la mia seconda casa. Che è domani proprio, domani, quindi. Domani. E nella tua carriera ti è mai capitato, è sempre rimasto tutto circoscritto all'Italia, o ti è capitato di suonare a Ibiza, no, all'estero? No, due anni fa, nel 2019... Prima che chiudessero poi tutte le discoteche,
mi chiamarono gli Afterlife Matame. Che hanno fatto un disco con la mia voce e mi hanno chiamato per andare a presentarlo a Ibiza. Dove ero? A live. Sarebbe il Lex. Space, sì. E è stata, poi sono andato, va bene, in Colombia, ho fatto 4-5 tour, Tenerife, Barcellona, in Svizzera, però niente di che, niente di quello che stanno facendo oggi i nostri colleghi, che loro veramente mangiano il mondo, io non so come faccio. Ah beh, chissà, sì, perché... Una roba incredibile, guarda. Un giorno a New York, il giorno dopo a Dubai, 3 giorni dopo a Shanghai, ma è una roba... Sì, sì, vivo nei jet privati. E, sì. E un po' ti sarebbe piaciuto vivere il mondo del DJing, come fanno adesso questi, ti sarebbe piaciuto? No, l'ho già fatto, grazie. Ok. No. Abbiamo fatto anche troppo. Quando si faceva le quadruple, le triple, eravamo in tutta Italia, tutte le settimane, tutto l'anno. Sì, infatti. Sì, figuriamoci in scala mondiale con l'aereo. In scala mondiale, ora morirei il giorno dopo. Se guardi il documentario di Steve Aoki, che credo che abbia battuto il record di date annuali. Che si chiama tipo... Dormirò da morto. Sì, dormirò solo da morto. Il titolo dice tutto. Esatto, no. Cioè è dal mio punto di vista è angosciante. Sì, pace, sì, perché roba fa la roba. Cioè, a me è capitato di vederlo dal vivo, che era nel pieno di, non so, cioè lui fa le quadruple, ma cioè nel mondo. Nel mondo. Ed era in uno stato, raga, che sì, non... Il tuo corpo diventa quasi da buttare, ed è inutile. Ce la fai, vedi, Avicii, te lo ricordi, sì. Avicii? Lì credo che proprio lui però vivesse male. Troppo. Lui vivesse proprio male anche stare sul palco, esibirsi dal vivo. Sì, ma è stato il troppo. Certo. Troppa carne al fuoco per un uomo solo. Troppo. No, infatti devi essere... Per fare il lavoro del DJ, sia prima ma anche adesso, devi essere portato anche psicofisicamente, non so come dire. Cioè io, quando mi è capitato di conoscere Martin Garrix, ha dormito a casa mia e gli chiesi, mi ricordo che gli chiesi, ma tu dove vivi, dove hai la casa? Dice, io ho una casa ad Amsterdam, ma non l'ho mai vista. Cioè, bravo, non so com'è, capito? Ed è... Strano, cioè fa strano, cioè da un lato dici bello, però se pensi a un ragazzino che da quando aveva 17 anni fino a quando ne aveva 26, 23, non so quanti ne ha fatto solo questa vita, cioè una vita in cielo, letteralmente, in cielo e sul palco, cielo, palco, cielo, palco. Ma è bello per quanto possa essere, però... Sì, a un certo punto c'è bisogno di un break. Molto break. Ora e adesso, Franchino, hai avuto un periodo, il Covid ti ha permesso di fare una lunga pausa e di relax, o eri capace di farla anche durante? No, è stata l'occasione che mi ha dato il Covid, vedi, il rovescio della medaglia, oppure tutto il male non viene per nuocere. Mm-hmm. Beh, sì, hai fatto le... Mi ha dato il tempo per pensare a rimettermi, ripristinare tutti i file che l'avevo un po' scombinati, perché lavorando sempre non ce l'hai tempo per fare poi organizzarti la vita. Non c'è tempo, devi lavorare. E invece questi 2 anni ho fatto 2 album, questo, che ieri sono uscite le prevendite o gli ordini possono fare. Ieri? Al tuo compleanno, ieri. Bellissimo. Sì. E ce n'ho già un altro pronto molto bello, che però ormai aspettiamo che questo faccia il suo giro e poi sparte un altro. E ce n'ho un altro qui, che però lo voglio fare mezzo in Italia e mezzo in Brasile, perché devo fare
un po' elettronica, un po' acustica, voglio fare un po'. Bello. Vorrei andare in mezzo lato A digitale e lato B analogico. Bello, fico. E vorrei fare un po' con musicisti brasiliani, vorrei fare un 5-6 tracce, il 5-6 con altri miei collaboratori che mi hanno aiutato nel percorso. Ti capita mai di ascoltare il funk brasiliano? Quello, porca miseria. Ma proprio quello... Andiamo, il funk, sì. Funk. Che sono sempre high notes, sono sempre note altissime che sembra che debba essere ascoltata, dico sempre, al cellulare, sembra fatta per essere, perché non hai bassi praticamente, no? E poi spesso stonano, ma in modo super piacevole. Stanno. Sì, è tutto il gracchiante, spesso il micro, cioè sembra, è volutamente... Low quality. Comunque sì, vada, è un successo, la musica brasiliana, come ascolti, è sempre piacevole. Sì. È sempre allegra, non lo so. Anche quelle più tristi diventano allegre. È vero. Sarà la luce, sarà proprio quel... Sarà il meteo. Il sole, non so, il meteo. Sarà proprio. L'equatore, sì. L'equatore, esatto. Aiuta molto, sì. Aiuta molto. Sì, io sono fan, adesso ci sono diversi cantanti funk, però c'è proprio un canale che si chiama Conzilla, che ricondivide tutti i cantanti funk, ma hanno dei numeri che non esistono, perché pazzeschi. Sarà che il Brasile è enorme e quindi viene... un pubblico gigante. Sì, gigantesco. Quindi sì, non mi aspettavo che ascoltassi il funk brasiliano, beh, dovevo aspettarmelo forse. E invece del altri generi musicali ti capita di ascoltare? Ma ascolto molto la radio, a me piace molto il jazz brasiliano, quello veramente ti accompagna. E poi senti suonare bene, non è che senti l'espressione del musicista, insomma è bello. Ma viene da pensare poi, alla bossa, no? La bossa nova è meravigliosa, e la batucada è bella, cioè la musica brasiliana è bella. Lo so, è bella, a me piace tutta. Ah sì? Tutta. E l'elettronica ti capita di ascoltarla o è una cosa che fai più per lavoro e quindi l'ascolti di meno? L'ascolto la sera in studio, il giorno preferisco ascoltare altre robe perché mi vengono anche le idee per poi farle entrare in elettronica. Io la maggior parte dei miei dischi li faccio ascoltando dischi pop, chiaro, popolari, tutte queste robe qua. Ti viene l'idea, vai, pigli la frase, pigli la melodia e la metti e vai. Traduci, quindi altre tendenze, sì, altre cose. Ma anche i testi a volte, io li ascolto in spagnolo molto e in portoghese, che poi fa tali e cuci, prendo due frasi di un cantante, due di un altro, e riesco a fare un testo logico che poi diventa bello. Figata. Anche perché le cantanti e i cantanti brasiliani ascolto io, non tutti sono bravi o belli o quello che voglio io. Però qualche parola detta bene da uno, qualche parola detta bene da un altro, vanno messe insieme e detta bene. Si completano a vicenda. Bello, molto bello. Ma un'altra cosa, sempre sul racconto, sul tuo modo di raccontare, hai una formazione, cioè hai vissuto molto in Toscana, giusto? Io sono nato in Sicilia nel 53, a febbraio, e a agosto del 54 i miei emigrarono in Toscana, vicino a Empoli. E da lì sono praticamente nato in Sicilia, ma sono toscano. Adottato. Ecco. In Toscana hai casa, no? So che hai anche tipo un cortile con delle galline, degli animali. Sì. E preferisco a volte passare più tempo con loro che con la gente. Vabbè, anche perché a me non ci parlo, ma ascolta la gente che ci parlo, ma non mi ascolta mai. Ha senso. Ascoltano solo le favole, le gente, davvero. È vero. Beh, che comunque sono tante persone che ascoltano le tue favole. Infatti non dico male più schierato quando racconto le favole, anzi. Perché sono molto attenti. Sono anche molto profondi a volte, bisogna entrarci dentro. Chissà se esisterà ancora questa figura
È vero, e adesso il mondo dei vocalist c'è ancora? Cioè, spero di no. Un monopolio. In effetti, no, sì, in effetti no, siamo. Ma io non sono un vocalist, ragazzi. Allora, venite una sera a vedermi. Ma infatti è riduttivo dire vocalist. E poi, bravo, sono d'accordo. Però io dico una persona. Allora, mettiamola giù così, scusami. Una persona che fa, cioè, per, a me riesce difficile pensare una persona che fa quello che ha fatto Franchino oggi. Non mi viene in mente. Vabbè, intanto è per poter replicare una carriera così c'è bisogno di quel tempo, sì, lì. Sì, sì, però dico si è anche nel DJing, nei DJ internazionali non c'è una figura che accompagna il DJ mentre suona. Cioè è anche un po' una cosa che ti assolutamente. Sei... Ma infatti io ero più il cantante che il vocalist. Chiaro. E poi qua mi hanno detto ci chiami vocalist. Ah, non lo sapevo. Però per me c'è traccia di quello che fai tu nel tentativo magari di fare racconto, no, di una serata. E quindi magari ci sono serate dove si cerca, no, di creare attraverso delle coreografie, no, una narrazione all'interno di una serata, che magari non è la stessa cosa, però forse così. Beh, il sentimento quando è quello. Facciamo le serate a tema, domani per esempio abbiamo due illusionisti maghi che mentre noi mettiamo la musica magica loro fanno le loro performance e accompagnano la magia sia nella musica. Che bello. È più bello è metterci le ballerine, avere capito, no? Sì. Che ce l'hai una ex che fa la ballerina? No, Savona. No, non te. Io a lui, sì. Una ex? No, sì. Che fa la ballerina, no. Ok. Quando per esempio faccio i compleanni in Franchino sono tutti a tema, quindi durante la serata sia fra le colonne sonore del film, fra le frasi del film, fra una storia e un'altra, il tema della serata è Set the Mask, che l'ho fatto ogni tanto, spumeggiante, ci vuole, no? E io ce l'ho un figlio. Bellissimo. Guarda mamma, sono dimagrito. Quelle, sono quelle frasi che le metti. La gente balla, senti, guarda, sono dimagrito. Dice, Cristo, sì. Ti ritirano su. No, però è quello che fa anche fa rimanere attento. La soglia d'attenzione. È vero, non ci avevo mai pensato. Che effettivamente pian piano magari la serata sta facendo sì, questo e pam. Giù, allora boom e li tiri, certo. Su, li svegli e vanno. È vero. Bellissimo. Che DJ ha il brutto vizio di ogni tanto si appiattisce, mette per due ore. Per 20 minuti, mezz'ora, poi uno si addormenta. Sì. Invece lo devi un po' svegliare. Sì, lo notavamo a Ibiza, avevamo già detto che a Ibiza no, perché mi ha detto, vediamo il DJ che cosa noi farà per gasare le persone. Non abbiamo una grande cultura di musica, non so che musica fosse. Ma era una techno? Sì, ma è molto. Vabbè, poi lo bippiamo, siamo andati a sentire Carola. Carola. Che musica fa Carola? Techno. Ma lui la fa tech house più morbido, prima era più techno, poi va in base a. E noi quando siamo andati a sentirlo, io mi ricordo questa cosa che metteva queste canzoni lunghissime, poi cambiava canzone, ma era praticamente identica. Era la stessa. Era uguale. E la gente faceva. E io dicevo, cazzo, ma non è cambiato niente. Sì, no, tipo... È lo stesso pezzo, ma c'era un suonino che faceva così, no? Sì. C'era, si sentiva solo pipipipi e tutti. Ma che cazzo? Pipipipi, no, ma succede anche oggi. Ci ha dato del pipipipi. Sì, e dicevo, no, però evidentemente anche. Cioè, mi rendo. È un altro genere. È una forma di sensibilità. Esatto, bravissimo. Esatto, bravissimo. No? Cioè, la gente vedeva, sentiva delle cose che io non riuscivo a sentire, cazzo. Infatti, dicevo, che cazzo sta succedendo? E infatti ti dicevo a lui, dico, cazzo, ma è lo stesso pezzo? Appena no? Ha fatto, sì, ha fatto e c'è tipo
È vero, senza nocciolino, per esempio, succede spesso che mentre sono al disco il DJ abbocca un attimo quello, vero, cioè quel motivetto è subito la gente impazziscono, cioè, tutti, perché bisogna un po' avere anche quella passione lì, se no te ne accorgi. Beh, certo, ovvio. Ma quando hai iniziato a fare disc jockey tu, era col CDJ? No, cos'era, con i vinili? No, con i vinili. Cazzo, no. E lì era veramente, lì mixare era uno sbattimento incredibile. Io mixavo vinili quando c'erano vinili. Con il CD non ho mai lavorato, ho lavorato sia con vinili e ora con i controller. Con CDJ? No, con Tractor e Ableton. Ah, con Tractor, ok, sì, con Ableton. Tractor e Ableton, tutte e due, okay. Software, faccio tutto. Poi vari controller, che filtro, delay, reverberi, tutto quello che fa magia. E non ti viene voglia di rimixare coi vinili? Perché sarebbe una cosa che oggi un po' sta andando a perdersi, no? Come forma d'arte. Mixare dischi. Mixare coi vinili. Perché non ce l'ho i vinili, io c'ho solo file. Ce n'ho un miliardo di file, di vinili ce n'ho proprio 100. Chiaro, quindi ti dà un'opportunità di ampliare. E poi andare a giro vinili, ragazzi, no, state buoni, no. Perché prima dove... digitale, no, ma sei matto, andavi a giro vinili 40 kg di qui, 40 kg di là. No. Quindi lo assecondi il progresso, oggi, non hai degli impianti. La verità. Adesso è incredibile, cioè, quindi tu assecondi il progresso, non hai un rimpianto rispetto a tecniche del passato. No, io il passato è passato. Bello per quanto vuoi. Però ormai è già andato, andiamo avanti, a me dà il bel futuro. Il passato mi dà tristezza, nostalgia, mi fa a volte piangere, no. A me dà il bambino sapere quello sarà domani. Bello. Quello è importante. Poi anche perché non voglio smettere, quindi... non voglio mettermi lì con gli amici, oh, ma ti ricordi 50 anni fa? No, non me ne ricordo. No. No, non me ne posso. E domani ricordare. Tu che fai delle due? Bisogna chiedergli. Invece domani che si deve fare? Te lo ricordi? No? Ecco. Allora. Molto bello. Sì, fighissimo. È una filosofia che approvo, ma perché nel senso... Allora, se si pensa al passato non ci va avanti. Più che altro, più passa il tempo, forse più è difficile continuare a pensarla in quel modo lì. Perché io l'idea che ho di una persona della tua età è che pensi molto di più al passato che al presente, che al futuro. E invece sembra di essere seduti con un coetaneo. Io no. Bello, avere come bagaglio il passato, mica ce l'ho tutto vaglio, Però è bello quando me lo ricordo da solo con le persone, tipo la mia sorella, il mio fratello, il mio amico di 50 anni fa. Allora è bello, ma a Copischelli di oggi cosa gli vuoi parlare del mio passato? Ci vuole la gente della mia età per parlare del passato, di com'era l'Italia, com'era bello dormire con le porte aperte, oggi non lo può fare. Però ti fa star male, vedi, già pensare questo, allora è meglio parlare al mio prossimo album. È giusto. Giusto, mi sembra un'ottima idea. Ti piace colorare i vinili o li tieni colorati? È colorato il vinile? Questo è il celeste. Ah, celeste. Trasparente, mi sembra. Vai, aprilo. Poi dopo ti chiediamo di firmarceli. Sì, poi ve l'ascoltate quando io non ci sono. Sì, sì. Dobbiamo attaccare... Non ti piace ascoltare... No. Preferisco ascoltare quelli degli altri. È giusto, no? Qui abbiamo un... Dopo magari ce l'ho messo. No, dopo. Quando sei andato via ce lo spariamo da soli. Voi me lo potete mettere quando volete. Va, che spettacolo. Diciamo, è quella.
Bellissimo. Oh, figo. È incredibile. Comunque, i vinili, lo sapete che stanno, sono saliti tipo il mercato dei vinili del 200%? Si vendono un sacco di vinili. Ah, ah, già finito. È ritornato un sacco il vinile. Ma l'album che farò, di sicuro farò tutto in vinile. Le tracce singole le fai. Vabbè, certo. Però quelle importanti le farò in vinile, gli ultimi due o tre, via. Poi basta. Quindi ti poni un limite, dicevi anche prima, hai due o tre obiettivi ancora? Il limite di musica non te lo so dire, perché anche se vado a vivere al Tropici dove voglio io, però i miei amici sono tutti musicisti. O viene a casa mia, o io vado a casa sua, alla fine della serata abbiamo fatto un disco. Perché è così che viene l'arte. Quindi quello di smettere non credo di produrre, di andare al giro sì. E di far serate? Sì, le farò il tour, però come te fai il tour estivo, quello invernale, basta. E io farò il demo. Vabbè, ci sta, quindi non ti fermerai mai comunque. Spero di no. Bello. No, vabbè, e mi fermerò il tempo necessario per ricaricare le pile. E poi le dare al pubblico e ai miei fans. Bellissima, è un'instancabilità da ammirare, assolutamente. Mm-hmm. Fighissima. Ma sai, va in pensione, invecchia subito e muore. Perché io ci ho visto troppa gente andare in pensione e finire la vita, proprio finire di vivere. L'uomo, se va in pensione, non ha più nulla da fare, non ha motivazioni, non si sente più nulla. Mm-mm. È proprio un no, come se si spegnesse la macchina, proprio si spegne proprio la macchina. Mm-mm. Non vale la pena fare poco, però buono, soprattutto se il lavoro ti piace. Esatto. Forse perché molti fa la musica. Sì, infatti. Non è bello fare la musica. No, infatti. Chissà quanti invece non aspettano altro che smettere di lavorare. No. Però a quel punto, di Dio, no. Sarebbe mai morire davvero, proprio vero. Io perlomeno la vedo così. Ho visto troppa gente della mia età andare in pensione oggi, sono rincoglioniti, non sanno cosa fare dalla mattina alla sera. A guarda passa la gente in piazza, o alla stazione a vedere il treno. È vero, è vero. Sì, è malinconico. No, no. È bruttissimo. Mi hai convinto. Credo. Aveva ragione Martino. Se ti colpiate lo. Ma no, io l'ho messo di là. Hai sabotato. Sì, è colpa tua, Martino. Lui è pigia. Aspetta, fase. Dai. Mi è piaciuto molto. Chiudo? Anche perché è stato più una chiacchiera. Una chiacchiera. Sì, sì, super easy. Super easy. Anche se le fanno solite domande. Ringraziamo Franchino per essere stato con noi. Ricordatevi che è uscito il nuovo vinile, C'era una volta, di Franchino. E continua a farci sognare. Io ce la metto tutta. Quindi, C'era una volta, tanti anni fa. Grazie. Grazie Franchino per essere stato con noi.